Ragazzi, sono tutta la parte numero 3 di Inscription. Le prime due parti le ho registrate nella stessa giornata, adesso è un'altra giornata. Non in tutti questi giorni non vedevo veramente l'ora di ricominciare a giocare ad Inscription. Mi sta piacendo tantissimo, quindi iniziamo subito. Ma prima di andare avanti qui nel nostro gioco roguelike, mi sono reso conto che non ho esplorato per un cazzo la stanza. E una cosa che era ovvia, ma evidentemente io non l'ho capita perché non sono una persona particolarmente intelligente. Questo codice bisogna utilizzarlo nella cabina, perché nella cabin, non è cabina, in questa baracca, diciamo. Questo cerchio qua che vedete, io all'inizio pensavo fosse tipo il bersaglio delle freccette. In realtà no, mi sa che è la manopola della cassaforte. Ho visto una mano qui, maledetto. Quindi mi sa che 273 va messo qua. Signore inquietante, non fare caso al fatto che sto curiosando. Cimice. La cimice è sbloccata, è stato innocuo. Oh, ciao. Non sapevo con certezza se sei mai fuggita da quella cripta di ferro. C'è l'ermellino nei dintorni. Il lupo rachitico. Questa follia deve finire. Mettila via. Ok. No, 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 no. C'è una chiave qua, però. Ah, così, me la porto via. E quindi è diventato ufficialmente parte del mio mazzo? Cimice. Costa due host e puzza di merda. La creatura di fronte a una carta che possiede questo sigillo perde uno di potenza. Ok. Io manco mi ricordo il mio mazzo. Cos'è che era questo? Ah, diventa più forte per un turno. Sì, opossum. Io. Serpente a sonagli. The Ermeline. Quindi. Perché c'è il simbolo del lupo qua? Non c'è su nessun'altra. Ah, no, non è vero. C'è su anche qualche altra carta. Vabbè. Quindi l'ermellino non è l'unica carta che ci parla. Anche la cimice parla. Io ho trovato una chiave, però. Per ora andiamo un po' avanti nel gioco di carte. Magari l'ermellino ci darà qualche altro suggerimento. Sì, vabbè, fa cagare la tartaruga. L'amantide. Colpiscono sia a sinistra che a destra. Ah, ok. O la mantide o la lontra, la tartaruga mi fa veramente cagare. A parte mi sa che ce l'abbiamo già. No, non ce l'abbiamo in questo mazzo. Abbiamo un sacco di carte che richiedono le ossa per essere evocate. Abbiamo pochissime carte che richiedono sacrifici di sangue. Allora, io prendo la mantide. Non è esageratamente forte, però questo effetto, se con rituale lo trasferiamo a un'altra carta, è GG easy. Abbiamo tre oggetti, qui non serve un cazzo andare al negozio. Andiamo al falò. Sta in piedi intorno al falò. Attorno al fuoco. Valore di potenza. Non ha detto proprio nulla, ma non riusciva a smettere di leccarsi le labbra. Impossibile. Oh. A chi le do? Tecnicamente l'amante è la cosa migliore, perché più un attacco vuol dire che va a fare due danni in più, perché colpisce due volte in realtà. Mi chiedo, ma se non ci sono nessuno nei due spazi adiacenti, cosa succede? Attacca due volte faccia? E se c'è un bersaglio solo, attacca una volta il bersaglio e una volta faccia. Attaccare faccia vuol dire attaccare il giocatore nemico. Calore. Non so più se cominciare a estrarre un coltello dalla tasca, ti sei allontanata. Stronzo. Ok, giochiamo un po' al gioco di carte. Di nuovo tu? Sì, il nostro amico mi ha liberata. Ho spiegato come fare. Hai un piano? Abbiamo un altro amico qui. Stai scherzando? Non lo definirei un amico. Ma suppongo che siamo nei guai stavolta. Qui ho una chiave. Allora, ape che sono volanti. Beh, posso mettere la mantide qua quando la pescherò. Scoiattolo, ermellino. Oh sì, cioè, alla fine. Metto qua. Tienimi in vita, è certo, mica ti lascio morire a random. Non serve a niente che lo metto davanti a loro, perché tanto volano tutti qua. Lui sta giocando la rana toro che blocca i volanti, ok. Devo pescare dal mazzo. Opossum. No, che cazzo dico? Devo pescare dal coso. Per questo turno lui mi fa 3 danni. Sì, sono ancora al sicuro.
Credo di aver fatto una minchia. No, non è vero, posso usare le ossa. Allora, posso far così. Devo purtroppo sacrificare l'ermellino, per forza, se no perdo. Mi dispiace. In realtà è meglio metterlo qua al lupo, perché se fa 3 danni compensa tutto il DPS che mi fanno questi tre pezzi. La mantide non può scendere in board se ce l'ha, è vero? Cosa c'è? O rimane qui bloccata? Qui scende un'altra ape che verrà eliminata dal mio lupo. Posso metterlo la cimice o l'opossum? Se metto la cimice, la ranatoro non fa danni, e quindi alla lunga vincerà la cimice. L'opossum, d'altro canto, non fa un cazzo, quindi... Ho sbagliato, verrà colpita dalla mantide. Sbagliato. Di nuovo in gioco, già. Oh cazzo. Credo di aver perso. Cioè, devo usare un oggetto. Strana larva. Ok, forse non devo usare un oggetto. Però devo sacrificare anche la cimice, mi dispiace. Metto qua. E poi metto l'opossum qua. La mantide non scende finché non c'è l'ape. L'ape la uccidiamo, però. In realtà avevo dovuto metterla qua e uccidere questa di ape, perché sennò così appunto entra la mantide. Allora, così muoiono due api e il turno dopo mi entra un danno solo, quindi sono safe, no? Ok. Cos'è che è? Ah, cresce ancora! Figo. Pescare uno scoiattolo non serve un cazzo. Letteralmente. Pentasonagli, anche lui non serve un cazzo. Allora, quello che succede, io gli faccio 3 danni, lui mi fa un danno. La mantide muore, purtroppo muore la strana crisalide anche, perché me la uccide la rana. Io speravo che evolvendosi la crisalide avrebbe preso almeno uno di attacco per tardare la rana, e invece no. E la rana mi ucciderà il lupo. Prenderò due teschi e non serviranno un cazzo, però perlomeno a livello di HP dovrei essere al sicuro. Allora, mantide colpisce due target. Posso usare lo scoiattolo? Perché non voglio perderlo possum. Hai capito? Anche se in realtà io in questo turno non muoio. Non muoio. Rimango a un HP. Quindi il prossimo turno posso usare lo scoiattolo senza dover usare lo scoiattolo dalla bottiglia o sacrificare l'opossum. Gioco proprio al limite, ragazzi, ma gli HP sono una risorsa. Zona di discesa, la mantide la metto davanti alla rana toro o davanti all'ape? Probabilmente davanti all'ape. Sì, anche perché non ha senso metterla lì. Ok, ora vediamo esattamente come funziona l'attacco biforcuto. No, colpo biforcuto. Io faccio un danno. Lui in teoria mi fa un danno, quindi sono safe. Ok, colpisce il giocatore. Ok, era come dicevo io. Allora è veramente forte colpo biforcuto. È veramente tanto forte. Pescare uno scoiattolo non fa molto. Sì, fa tankare, però. Opossum, lo posso mettere. Tradare la rana. Ok. Se non gioca altre carte, io ho vinto. Questa è durata tanto, eh. Mi arrendo. Evidentemente non ha più carte. Però, no, non mi conviene arrendermi. Cioè, non mi conviene accettare la resa. Perché se io vinco con danno overkill, no? Cioè, quella meccanica per cui ottengo denti aggiuntivi, no? Che poi posso usare al commerciante. Quindi non mi conviene.
Ho sbagliato. Aspetta. Quindi ora faccio così. In teoria il modo per massimizzare le entrate dovrebbe essere questo. Qui ho 1, 2, 3, 4, 5. Peccato, se avessi avuto un osso in più avrei potuto fare altre cose fighe. Scusate, non cambia un cazzo. E questo è il modo migliore in cui io posso massimizzare i denti ottenuti. Beh, parecchi denti erano. Ho tipo 8 denti di overkill. Qui c'è rimuovere una carta dal mazzo. In caso cosa rimuoverei? Serpente a sonagli? Oddio, 3 danni sono tanti. Forse lo posso, intanto ne ho già un altro. Qui posso aggiungere una carta. Qui, ok. Qui c'è il falò. Il falò non mi fa impazzire. Però qui c'è il boss. C'è il mini boss. Qui c'è. Ah, il cacciatore, giusto. Andiamo di qua. Aggiungiamo una carta. Ranator, tartaruga di fiume. Che cazzo è Reginaldo? Quando una carta che possiede questo sigillo infligge danni a un'altra creatura, quella creatura muore. Ok, tocco di te. Era un altro giocatore. Perché questa ragazza è la mia seconda run, l'avete visto? Io non ho giocato prima dei miei primi. No, vabbè, ma ci sono le carte della morte di altri giocatori. Quindi questa fa cadere la mia teoria per il quale Ermellino, Cimice parlano perché erano altri giocatori. No, no, no. Gli altri giocatori avevano la loro carta della morte. Questa è una carta della morte di un'altra persona, di un altro giocatore che è venuto prima di me. Che figata! Tra l'altro mi sembra anche molto forte. Io lo prendo. E tolgo una carta dal mio mazzo. Probabilmente tolgo. Pietra d'aspetto familiare. Ma è venuto qualcosa di strano. Hai intuito che il destino della creatura selezionata non sarebbe stato piacevole. Scegli qualcos'altro. Fai ciò che devi. No, 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 no. Faccio lo posso. Mi fa cagare. Fatto a pezzi opossum senza pietà. Il signore delle ossa è rimasto soddisfatto del tuo sacrificio. Oh, questo cos'è? Un dono minore del signore delle ossa. Inizia ogni battaglia con un osso extra. Megoglioni. Tolte di dosso le viscere della propria creatura opossum, sei ripartita. Quindi hai anche dei bonus al di fuori delle carte degli oggetti. Sembra sempre di più Slay the Spire questa cosa qui. Allora, ok. Faccio questa partita, poi mi guardo un altro po' intorno per la cabin, per la com'è che si dice in italiano? Baracca, sì, insomma. Nettamente non posso fare nulla. Scoiattolo, posso mettere Pippo? E tipo vincere in un turno. Quanto cazzo è forte sta cosa. Allora, in realtà, posso anche far di più. Posso far durare la battaglia di più per massimizzare le ossa in entrata. Però, ragazzi, cioè, sti cazzi, direi anche. Reginaldo. Chi sei tu veramente? Ok. Vabbè, andiamo al cacciatore e poi mi guardo in giro. Ho pelli ricercatissime. La prima è gratuita. Grazie. Quanti robi ho? Altri 5. Giusto, giusto. Necessario. Molto gradito. Mi sgranchisco un attimo le gambe. Abbiamo qui una chiave. Ma cosa possiamo usarla? Cosa sono queste carte qui? Ranatoro, scoiattolo. Ah, qui la cassaforte abbiamo fatto. Non sarà. Oh oh. Ok. Vabbè. È che io ho paura che se indugio troppo, quello gli rompe il cazzo. Dobbiamo simulare una battaglia? In teoria.
Ah, devo fare. Ok. Lucertola. Mi ho dimenticato di averla messa lì. Bene, puoi aggiungere al tuo mazzo. Ogni tanto te ne darò una. Cos'è che fa quell'effetto lì? Lo vedrò dopo. Non è arrabbiato per avere. Ok, quindi questa prima. Questo qui ti serve per capire come funziona la meccanica. Adesso c'è la vera meccanica qui. So che non so cosa serve questa keyword qui della lucertola. Andiamo al tavolo a leggerlo. Anzi, andiamo nel regolamento direttamente. È il simbolo di una lucertola. Cazzo coda sciolta. Quando la carta ha una carta che possiede questo sigillo, sta per essere colpita. Al suo posto compare una coda e una carta che possiede questo sigillo. Al suo posto compare una coda e una carta che possiede questo sigillo si sposta verso destra. Ah, quindi quando sta per venire colpito, mette un bait e poi si sposta a destra. Ok, che meccanica figa, tra l'altro. Wow, allora qui è difficile. Non la posso spostare in su? Ok. Qui ha volante, però c'è anche il blocco del volante, che cazzo si chiama. Qui colpisce 3 danni in faccia. Sono 4 danni. 5 danni. Non può, questa non si può muovere. Però se, questa qui va a bloccare questo 3-2. Che merda. Che puzza. Quindi questa è una cosa che bisogna fare in più di un turno, praticamente. No? Così sono 4 danni. Questo. Non. Ah, così, figo. Dovrebbe essere 5 danni così. Però questo mi pusha un danno. Allora faccio così. No. Se faccio così, però. Io faccio 5 danni, ma lui me ne fa uno. O non conta il danno che fa lui. In teoria, no. No, ok, no, non mi attaccano nessuno. Formica operaia e formica regina. Le formiche sono creature formidabili. Molto bene, le aggiungi al tuo mazzo e le rendo disponibili per i futuri sfidanti. Oh, la madonna, ma che figa. Sono divertitissimi sti puzzle. Questo non si può togliere da qui. Qui c'è una nuova meccanica, vediamo cosa fanno le formiche. Andiamo a vedere cosa fanno le formiche. Generatore di formiche. Quando giochi una carta e possiedi questo sigillo, una formica viene aggiunta alla tua mano di carte. Ah, ok, ti mette una carta in mano, semplicemente. Non ha effetti sul combattimento. Ok. Ma non fanno danni le formiche. Come faccio a fare 5 danni? Ah, fanno anche danno queste formiche qui. Ok. Io non capisco. Perché quattro? Come funzionano le formiche? Ah. No, aspetta, wait, no. Non ho capito. Ma ho letto la keyword giusta, scusami. Perché mi viene il dubbio, perché non ha un cazzo di senso. Ah no, ok, questa è la keyword formica. Quindi, generatore formiche ti genera una carta con l'effetto formica, ma vediamo cosa fa formiche. Equivale al numero di formiche che il proprietario possiede nella sua parte del tavolo. Ah, ok. Quindi l'attacco delle formiche dipende da quante formiche hai in board.
Così è 4-4-4. Così dovrebbe essere 2 più 3, no? Ok, ecco perché non capivo un cazzo. Lupo ingabbiato, interessante. Ma è quello che c'è qui. È questo lupo ingabbiato. Vabbè, non stiamo qui a complicarci la vita. Allora, vediamo qua. Questo chiaramente non si può mai muovere. Quindi 1, 2, 3. Sono addirittura oltre il 5. No, wait, what? Ah, giusto. Quindi. Uno, due. Colpisce la lucertola, tre. Colpisce questo, colpisce questo. Così non serve un cazzo. Questo non si può spostare in nessun modo. Beh. Ovviamente non si può spostare in nessun modo. Questa neanche si può spostare, figurati. Fammi pensare un attimo, come potrebbe essere la soluzione? Questo. Così, questo qui che è biforcuto colpisce questo qua a sinistra, muore, la lucertola non si sposta a destra e quindi hai 1, 2 più 3 qua. Minchia, che figata. Ehi. Se non si incontra lei, questa scultura di legno non ha significato. Col tempo comprenderà il suo potere. Vabbè, andiamo un altro po' avanti nel gioco di carte allora. Il rituale mi sembra un effetto fortissimo. Anche perché se non ricordo male. Ammazza, ma quante carte abbiamo? Giustamente. Vabbè, a parte che sono tre pelli che non sono vere carte. Però ti briccano la mano. La incontrerò la mercante di pelli, o come cazzo si chiama? Prima del boss, possibilmente. Lucertola, abbiamo. Ok, l'effetto che abbiamo già detto. Formica, abbiamo detto. Formica regina. Generatore di formiche vuol dire che ti crea una formica in mano. Figo. Lupo ingabbiato. Abbiamo un mazzo gigantesco, cazzo. E non è sempre una cosa positiva, anzi, in genere non lo è. La scelta è tua. Sacrifico. No, la formica regina, dov'è? L'amantide, magari. No, però l'effetto è forte, in realtà. Posso sacrificare solo questi? Ok. Non avevo preso qualcosa di più interessante. Vabbè, intanto decidiamo che keyword vogliamo trasferire. Potremmo fare la strana larva, ma non lo so. L'amantide potremmo farla, potenzialmente. Amantide, credo. Su un pezzo che ha tanto attacco. Quindi o lupo, o serpente a sonagli. Francamente, secondo me è più facile sacrificare due di sangue che sei teschi. Potremmo anche farlo su Pippo. No, in realtà su Pippo non possiamo. Però non voglio andare a investire troppe risorse su una singola carta. Preferisco avere tante carte che sono forti. Io mi sa che lo faccio sul lupo. Lupo con attacco biforcuto è molto sessuale, devo dire. E battaglia. Vediamo un po'. Giusto, inizio con un osso in più. Ok. Martin pescatore, uovo di corvo. Io posso aspettare un turno. Mettere Pippo e poi io vinco la partita. Cioè, tanto io se metto Pippo ho vinto. È così, cioè. Ok, letteralmente. Faccio così. Così.
Così. Guardate quanti cazzi di danni faccio. Porca puttana, ho fatto 14 danni in un turno. Sì, ma la commerciante di pelli, mannaggia lei. Alveare. Quando viene attaccato peschi un'ape, ma non ne ho. Re dei ratti. I suoi corpi attorcigliati diventano di cadaveri, guadagni 4 ossa. Minchia. Forte il re dei ratti, eh. Quando subisce dei danni, si aggiunge un'ape alla tua mano. L'ape è una carta. È una 1-1 con volante. Costo 0? Fa cacare. Cioè, non è male, però per il mio mazzo penso sia meglio Re dei Ratti. E io ho ancora 3 getti, quindi aumento di un attacco il lupo con. Ah no, qui aumenta di 2 l'HP. Cadenza. Aumenta il valore di salute. Smettila. A chi do 2 HP? Potrei darlo alla formica regina, per esempio? Alla strana larva anche? Reginaldo, magari? Potrei darlo anche all'ermellino. Non lo so, non lo so veramente. Penso che lo darò alla cimice, così tanca ancora di più. Hanno potenziato il saluto della creatura. A me tutto quello che sono pensato di sbavare si è allontanato in fretta con cimice. Ma è solo flavor sta cosa qui che si vogliono mangiare la carta che succede sul falò? Oppure c'è veramente il rischio che questi si prendano la carta? Ok, giustamente il boss. Ok, questo boss mi aveva fatto il culo la prima volta perché non sapevo la sua meccanica. Vede dei pesci marci a pesare i rami attorno a te, si è avvicinato un uomo gigantesco. È il pescatore. Mestere pesca. Ah, questo mi fotte le carte a random proprio. Martin Pescatore, va bene. C'ho la pelliccia dorata. Gli faccio prendere la pelliccia dorata? Tanto è inutile. Non posso letteralmente giocare niente. Letteralmente non posso giocare un cazzo. Quindi, devo pescare qui dal mazzo. Ok, re dei ratti, perlomeno è qualcosa che posso giocare. Quindi, uno, due. Devo mettere la pelliccia per ultima, no? Qua. Posso mettere. Io ho 6 ossa, quindi posso mettere il sapete sonagli. Lo metto qua. E poi metto la pelliccia adatta qua. E mi prende la pelliccia, no? Passano 5 danni. Ah no, manco me la prende. Ah no, sì, ok, funziona così, va bene. La bilancia come sta messa? Ok, io vinco in questo turno anche non facendo nulla. Pesco dal mazzo. Pelle di lupo. Quando si passa a fase 2 cosa succede? Che lui mi fotte tutti i pezzi? Mi sembra fosse così. L'ho superata la prima fase del pescatore quando l'ho incontrato la prima volta. Mestiere di pesca. No, non l'ho mai fatto. Secchio di esche. Ok. Io continuo a pescare dal mazzo. Lupo ingabbiato. Cosa fanno queste esche? Oh cazzo! Bastardo. Cazzo, eppure. Come cazzo si chiama sommerso? Io quante ossa ho? Ne ho 4. Posso mettere Reginaldo. Mio amico Reginaldo. Pescatore, vada al suoncino. Gioca uno scoiattolo, qualcosa quando prende la mira. Così proteggerai le tue carte migliori. Lui si può tencare 2 morsi di squalo.
Il lupo ingabbiato cosa fa? Tank e basta? Aspetta, io non posso mettere sia Reginaldo che la cimice, però. God damn it. Probabilmente uso la forbice su uno degli squali e lo traddo così semplicemente. In realtà Reginaldo non è così tanto forte, perché lui ha tocco letale, ma tocco letale non serve a un cazzo. Lui, tutte le sue creature sono acquatiche. Quindi mi conviene mettere la cimice in realtà. La pelle di lupo lo metto per sacrificarla. E metto il lupo ingabbiato, magari. Però non ora. Sì, dai, usiamo le forbici. Fanculo. Devo pescare le mie carte buone. Brucia. Lo so, mi dispiace. Lupo, tu conti come carta buona. Ho vinto. Ho vinto. Ah! Davvero? Non lo sapevo. Porca troia! Ma lì è dove devo mettere il lupo? Vaffanculo! Dai, ma che inculata! Che inculata! Io non ho nessun modo di saperlo. Vabbè, ho vinto comunque, in teoria. Però devo. No, non è vero, non devo usare la bottiglia. Posso sacrificare Reginaldo. Basta che il lupo colpisca una volta, no? Ho vinto, no? Vai. Battuto. Serve una luce? Sì. Grazie. Acime sbloccato, pescatore veterano, la tua ricompensa? Bambino 13, topo da soma. Cos'è che faccio a topo da soma? C'è un oggetto casuale se hai meno di 3 oggetti. Beh. Oh, comunque, cioè, puoi prenderti un oggetto per ogni partita, eh. Il bambino 13 non è male, ma ho già Pippo che ha quell'effetto. Io mi sa che prendo il topo da soma. Sì, però il mio mazzo è troppo grande adesso. Hai preso in considerazione cibarti uno dei pesci del pescatore, ma ho due arancidoti ti ha dissuaso. La cena dovrà attendere. Atto 3. Lasciami pensare. Dove siamo stavolta? Folata gelida di vento si è infilata nei tuoi polmoni, in maniera sgradita. Bellezza della neve cade leggera, non è riuscita a distrarti dal gelo nelle tue ossa. Sei salita fino al confine innevato. Continuiamo ad andare avanti. Questo simbolo non l'ho mai visto. Vediamo cos'è. L'ingresso di una caverna, nero come la pece. Mamma mia. All'interno era nascosta una strana bestia. Ha detto: supera una delle mie prove e sarò tua, con voce rauca. Però pescate tre creature del tuo mazzo. Decideranno loro il tuo successo o fallimento. Ha parlato di nuovo, ma prima sceglierai una prova. La prova di salute. Per superare la prova, le tre carte pescate devono avere almeno 6 di salute in totale. Ok. Per superare la prova, le tre carte devono avere almeno 4 di potenza d'attacco in totale. Costa almeno 5 ossa in totale. Beh, penso che potenza 4 sia la prova più facile da superare per il mio mazzo. Ho tante carte che hanno almeno 2 d'attacco. Ho poche carte che ne hanno zero. Che ha prova di potenza abbia inizio. Ok. Culo. Hai superato la prova. La bestia è uscita dallo scoperto. Era. L'ontra di fiume conta. Vabbè, ma è antisinergico. Non serve un cazzo tanto più acquatico. Acquatico vuol dire che non può essere attaccato il turno nemico. Spike vuol dire che infligge danni se colpito. Vermi saprofagi. Questa cosa cos'è? Mangia cadaveri. Se una creatura che possiedi muore in combattimento. La carta che possiede questo sigillo che hai in mano viene giocata. Minchia! Cioè,
Cioè, praticamente quando ho questa carta in mano, nel momento in cui mi muore un pezzo viene giocato automaticamente. Quindi il costo in 5 ossa è irrilevante. Semplicemente un 1-2 con l'attacco biforcuto. Cioè, nel senso, può anche essere meglio. Il pipistrello, in realtà, mi sembra la scelta migliore, francamente. Con uno spirito infestante, ora fa parte del tuo serraglio. Andiamo a questo qui al rituale, che secondo me è uno dei eventi più forti del gioco. Cosa faccio? No, 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 no. Fammi decidere ancora. Anche se probabilmente sì, in realtà, Topo da Soma? Lo diamo a un pezzo più facile da giocare. Potremmo darlo all'opossum, per esempio. Ma posso anche darlo alla pelle di lupo, ma seriamente. Lupo incappiato sta bancazzo, cioè. La do o all'opossum o alla strana larva. Do all'opossum. Ok, quindi devo ricordarmi, devo essere meno tirchio con gli oggetti, perché tanto ne potrò ottenere almeno uno per ogni battaglia se gioco l'opossum. Ora ne ho due, quindi ok. Che mano di merda. Cristo, che mano di merda. Cerbiatto. Oh figa. Può andare solo male sta cosa. Cioè posso rompere uno scoiattolo per giocarne due, evocare il lupo, evocare anche l'opossum. E mi dà un oggetto a sua volta. Devo trovare sta cazzo di commerciante che mi compra le pelli, perché mi stanno briccando troppo. Ricordami un attimo come funziona. Alla fine del turno si sposta in direzione incisa. Quindi fanno tac, tac, tac. E poi si trasformeranno anche il turno dopo. E quindi sì, secondo scoiattolo. Lupo ingabbiato. E posso anche metterlo posso. Che mi conviene mettere qui, credo. Ventaglio. Le tue creature attaccano come se avessero sigillo volante. Minchia! Adesso fa cagare, ma in generale è molto forte. Cioè, ti permetti di fare OTK? Allora. Pesco dal mazzo, perché non scoperto, non serve a niente. Formica operaia. Beh, per carità, tra dal cerbiatto, I guess. Perché questi cerbiatti devono morire. I cerbiatti devono morire, ragazzi. Bastardo! Due quattro diventano. Ma le mie carte buone dove sono? Scusatemi un attimo, eh. Vabbè, ragazzi, non posso fare un cazzo, letteralmente. Cioè, ho perso. Sto continuando a pescare pellicce. Minchia, che sfiga. Io non ne prendo più le pellicce, raga. Non. Manco mi ricordo qual è il simbolo della tipa. Sei tu? Grazie, finalmente, porca puttana. Peli di lepre. Uovo di corvo. Puzzola. Ma questo manco c'è il nome. Campana. Portatevi quel sigillo. Che bastardi! Non so cos'è. Oh, hai anche peli di lupo, eccellenti. Eccellente. Ho posto uno con la borsa, ne posso prendere un altro. Verme ad anello acquatico. Ok. Il gatto acquatico, il famoso. Completamente inutile sta carta. Questa cos'è? Ma perché non mi devi far vedere? Specchio. Ceps. La potenza è. Ah. Coyote, coglione. Mi sa che prendo un opossum, credo.
Incredibile, belli dorati. Uraiuli ci potrebbe anche stare. Amalgama è una 3-3. Che brutta, ma è anche forte. Grazie per avermi debriccato il mazzo. Cioè. Lì c'è il negozio dove posso prendere un oggetto. Oppure c'è il rituale. Oppure direttamente mi tolgo una carta dal mazzo. Sbagliato. Ora, il senso di togliere una carta dal mazzo non ce lo vedo. Nel senso, nel peggiori casi posso andare. Posso togliermi una carta dal mazzo semplicemente col rituale. Per esempio, posso dare lucertola all'amalgama. E dove mi dai? Perché? Boh. Scusate se state vedendo un po' di tagli, ma c'è la gatta che continua a entrare e uscire molto più del solito. Io in realtà ho due possum con la borsa. Uno potrei darlo a questa amalgama. Magari, no? Si potrebbe fare. Quindi andiamo al rituale, come al solito. Sempre rituale, sempre risposta giusta. Sono io la tua scelta? Non sei tu la mia scelta. Ma perché non posso scegliere tutti i miei pezzi? Cioè, non posso sempre scegliere qualunque dei miei pezzi da dare al rituale. Lucertola, credo. Ma non so chi. A qualcuno di. Con tanto attacco, ma fragile. Magari tipo al serpente a sonagli? Che ha tanto attacco, però poi non può venire traddato. Ci sta, eh. Sono sfoltito un po' il mazzo. In realtà siamo oltre i 40 minuti, ma non vedo l'ora di continuare. Vabbè, quindi termino qui la parte numero 3 di Inscription. Non vedo l'ora di registrarne subito un'altra. Se il video vi è piaciuto, cliccate il pulsione che punta verso l'alto. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.